non sono determinanti. Sì. Non sono determinanti né qui, va bene, né men che mai in Italia. Questa è una sua opinione. Diciamo che in pratica sono la seconda A di Malox. No, ma senta, non la prego, su, ma cioè non... Del voto. Irrilevanti, sono determinanti, sì. sono il parere di un marito. Sì. Quando a casa c'è da scegliere il colore delle tendine. Senta, abbiamo capito, va bene. Inconsistenti. Sì, sì. I 5 Stelle sono praticamente insignificanti, tal quale il semaforo giallo a Napoli. Sì, ok, va bene, però non sia ingeneroso, perché il candidato sindaco di centrosinistra ha trionfato al primo turno comunque anche grazie ai 5 Stelle. Ma quando mai? Nella coalizione di centrosinistra e 5 Stelle sono stati fondamentali quanto le pattine per una foca. Senta, no, allora, comunque. Avranno dato un... Quelli a Napoli non hanno preso neanche un voto per ogni stella. Allora, sono scesi un po'. Alla fine delle votazioni abbiamo pure dato la scatola col gioco, come si fa nei quiz, come premio di consolazione. Tenete, questo è un gioco. Non deve, può non essere sprezzante. Abbiamo capito. E poi sono venuti qua Di Maio, figo, sì. Tutti i dirigenti, tronfi. E vabbè. Cercavano... A chi fare autografi, cercavano neonati da benedire, piagati da sannare. Senta, no, addirittura Di Maio al buffet davanti ai panini col tonno voleva moltiplicare i pani e i pesci. Per favore. Ma poi si è reso conto che le moltiplicazioni non sono cosa per lui, perché come titolo di studio. Sì. Come titolo di studio dicevo già giusto i punti della tesserina raccolta. Senta, della Coppa. La può smettere di insultare i 5 Stelle. È vero, non... ha ragione, sono ingiusto perché se io riservo tutti gli insulti ai 5 Stelle poi non ne ho più per il PD. No, ma non deve neanche insultare il non PD. Non sia mai la lista PD sul 62% totale del nostro candidato ha preso ben il 12%. Uana, vabbè, adesso però... anche. Il PD non può portare e 5 Stelle insieme hanno il 22%, ma il restante 40%, il 40% lo ha preso il modello Regione. Va bene. Campania. Addirittura. Grazie alle liste civiche a me ispirato. Sì, adesso non è modesto come sempre, Presidente. D'altronde Putin mi chiama tutti i giorni per chiedermi i tutorial. Le basti sapere che se nell'impiego pubblico c'è il problema dell'assenteismo, certo. Qui... Sì. In regione abbiamo la piaga del presentismo. Cos'è? Cioè gli impiegati fanno finta di timbrare e di uscire, fanno finta di andare a casa e poi rientrano in ufficio di nascosto per sbrigare le pratiche. Non esageriamo. A differenza del PD che è di una noia. Ma no, ma cosa c'è? Che noia.